A te giunga il nostro saluto. Immagina di ricevere le nostre parole diluite nel tempo, senza accorgerti immediatamente delle loro assonanze con ciò che vivi. La parola che scrivi è un concentrato degli impulsi che ti arrivano, mentre il lento fluire in te rende la cosa quasi impercettibile, quasi perché l'attenzione sempre vigile la rende manifesta al tuo intimo sentire. Il lavoro medianico è utile in maniera particolare quando deve essere rivolto al prossimo, altrimenti agisce a livello sottile per la personale preparazione. Quindi si manifesta solo quando in tale forma si rende necessario. Tutti gli esseri sono in grado di captare le vibrazioni che provengono da menti subliminali, che non sono altro che infinite particelle dell'unica mente. Ad ognuno è dato di essere in costante contatto con ciò che gli appartiene e a cui appartiene. Perciò la parola medianità è tra voi usata impropriamente, poiché va a discriminare tra loro gli esseri aventi modalità diverse di concretizzare il medesimo scopo. Medianità è semplicemente ricezione, contatto, comunione con l'altra parte sconosciuta all'essere razionale, che è la controparte sviluppata allo specchio che riflette il nostro sé. Più il contatto si intensifica e porta le caratteristiche di consapevolezza e accoglimento, più si rende visibile il suo manifestarsi attraverso il fenomeno che voi chiamate medianità. In realtà, arrivati a questo punto, esso è semplicemente una realtà invisibile divenuta visibile. Quanto più ampia sarà la comprensione di ciò, tanto più naturale sarà il processo di evoluzione. Pace a voi, fratelli cari.